Dopo essere saliti a maggio sulla gru del cantiere della metro in Piazza Municipio a Napoli ed esservi rimasti per giorni in segno di protesta, Mimmo Mignano e Marco Cusano, operai licenziati dalla Fiat di Pomigliano, tornano in piazza e presentano la lista per il rinnovo del Consiglio Comunale di Napoli. L'iniziativa politica nasce per protestare contro i suicidi degli operai cassintegrati di Pomigliano. I fondatori del comitato di lotta Fiat erano stati licenziati dall'azienda dopo aver riscenato davanti al reparto logistico di Nola la finta impiccagione di un manichino che raffigurava Sergio Marchionne. L'obiettivo è quello di presentare il candidato sindaco, il simbolo e il programma elettorale, come spiega ai nostri microfoni Mimmo Mignano. È nata dall'idea che gli operai diseredati, quelli che oggi lavorano a 600 o 700 euro al mese non hanno nessuna rappresentanza in questa città, ma in questo paese. Quindi noi questa esperienza, questo laboratorio politico che stiamo portando avanti sulla città di Napoli vuole essere in contrapposizione con gli altri partiti, quindi indipendentemente dagli altri partiti politici, per la prima volta è un fatto storico che gli operai si auto-organizzano con una propria lista per riprendersi il potere in questo paese.